E c'è anche Massimiliano Mani, Gianni Donzelli e Gianni Donzelli e Vincenzo Leonporro, Ananagrafe, Gianni e Enzo. Sì, e Massimiliano, ciao, ben trovato. Oramai nel borgo di oggi è un altro giorno. Praticamente lui è entrato e non esce più, nel senso siamo andati noi da lui, lì a Lugano. Ma ce lo fai vedere questo studio di registrazione? Sì, guarda, puoi guardare, poi vedi qua, ti spiego bortone per bortone a cosa serve se vuoi. Senti, ci sono i dischi di platino degli Audio 2? Guarda, qui ci sono un disco d'oro e un disco di platino, quando allora pesavano, Allora erano centinaia di migliaia di copie. E sono dei dischi che hai prodotto con Gianni Enzo? E che ha cantato? Sono i due dischi che abbiamo fatto insieme. Sì. Siamo i due dischi che abbiamo fatto insieme e poi loro hanno scritto dei pezzi anche per Mina, che però non fanno parte di questi due qua premiati. Allora, sono altre cose. Procediamo dall'inizio, poi mi devi far vedere il microfono segnato con lo smalto, se c'è, ma è vero che c'è? Enzo l'ha visto? Anch'io sì, però è di là, nella sala di ripresa. Cioè, sì, l'abbiamo visto questo. Come funziona, Massimiliano? No, è stato marchiato con la lacca per le unghie, perché ne avevamo quattro e ovviamente mia madre, che ha un grandissimo orecchio, ha sentito che quello lì era un po' più chiaro, un po' più brillante, ha detto voglio questo, e da quel momento è rimasto il suo. Cioè ha riconosciuto qual era il microfono migliore? Sì, sicuramente era un pochino più brillante degli altri e da quel momento non si è potuto più, un po' per caramanzia, un po' davvero, non si è potuto più cambiare. No, certo, ci mancherebbe, il microfono è sacro. Sacrosanto. Ascoltiamo un po' di canzoni degli Audio 2, dai, un breve, un piccolo medley. Siamo quelli che vedono ancora imperterriti il telegiornale. Apri le tue mani, rotola la vita. Fai conto che tutto adesso marcerà al rovescio. A che sale mi fai bere, con un colpo mi trattieni il bicchiere. Mi fai male, puoi godere, se mi vedi in un angolo. Ma io ho te, è solo un timido pretesto. Insieme noi, e quando vuoi, sai far morire la mia mente, è un vuoto e vago senso che... Ma sei, come la neve sei, che tocchi e sciolta già, e non sai più. Bellissimo. Stuporone di Gianni Bellissima. Enzo, non so, da dove arriva questa, su neve, sì, questa incisione, questa ripresa di neve? Chissà dove eravate, non ve lo ricordate? No, assolutamente proprio no. Assolutamente no, era il bello della diretta, insomma, vedere delle immagini. Sorpresona. Invece Neve è la prima canzone che vi lega a Mina, per la quale avete scritto 12 canzoni, se non erro. Esatto. Ma questa è anche una gran bella storia di amicizia tra voi due, che vi conoscete adolescenti, sì, in un quartiere di Napoli. Napoli, sì. Centro, esatto. Come si chiama? Quartiere Arenaccia, che dista 700-800 metri dalla stazione centrale di Napoli. E quindi noi ci siamo conosciuti lì. E... Eccoli qua, guarda. Eccoli che carini. Sì, avevamo questa. Ma l'età tu sei giusta. Quello? Io sarei quello. Ah, tu sei quello. Okay. No, che non me lo ricordavo più. E l'occhialone dove l'abbiamo lasciato? Mi sono flashato negli occhi, insomma. È una cosa bellissima, noi praticamente abbiamo cominciato in un modo meraviglioso, ovvero io volevo menarlo. Qualcuno si chiederà perché. Ma non si fa. Perché? Non si lo so fa, che non si fa, però adesso che ti spiego. È colpa mia, ma non un attimo, fammi finire di parlare, già non ci capiamo più. Che cosa succede? Che io lo conobbi fine 75, primi mesi del 76,
perché naturalmente nello stesso quartiere la domenica mattina si era soliti giocare a calcio, insomma, si fa, no, insomma, si metteva qualcosa, certo, a terra, c'erano i pali, il ragazzo, 14-15 anni, e a un certo punto lui che stava lì sotto l'entrata del suo palazzo lì, non sapendo io che cognome portassi, cominciava urlando, ma in maniera tranquilla, e diceva in napoletano, da lontano, «Uè, Donnarumma», che stava per Donnarumma. Oggi sappiamo che Donnarumma è un cognome famoso perché è il cognome dell'ex portiere Luigi Girolamo, insieme del Milan. Però questo Donnarumma... Mi sembrava una cosa che ricordasse le donne. Giustamente Donnarumma. Pensavo a modo di sfotto mi chiamasse Donnarumma. La prima domenica non disse niente, la seconda domenica non disse, la terza domenica mi avvicinai e stava finendo male. Poverino lui ignaro, perché lui era convinto che io chiamassi Donnarumma e non Donzelli. E così nascono gli audio 2, c'è quasi uno scontro. C'è da dire che praticamente un suo amico, è un conoscente mio, un certo Luigi, lo vezzeggiava a sua insaputa in questo modo. Cioè lui non sapeva che gli dicesse Donnarumma. Hai visto Donnarumma? E quindi io credevo che il suo cognome fosse Donnarumma. Ecco perché lui c'era questo che aveva un po'. Vabbè, non mi sembra una cosa grave. Sì, no, il fattore che da lì poi abbiamo incominciato a essere amici, a conoscerci meglio. E diciamo, tra quell'incontro a botte e a Questale c'è tutto un mondo, però la vediamo a Questale, Mina Celentano, 1998. Ecco. C'eravamo quasi, vai. Massimiliano, qual è il segreto di questa canzone a Questale? Dimmi. Secondo te, qual è il segreto di questa canzone? Perché l'avete scelta? Perché è un pezzo che ha un ritornello tradizionale, molto italiano, però ha una sua modernità un po' R&B. E quindi l'insieme, il mix delle due cose è molto forte. Quante copie ha venduto a Questale? Ma tutto l'LP Mina Celentano, il primo, è stato certificato dall'AFI come il disco italiano che è venuto di più nella storia della discografia. Bene, bene, interessante. Senti, grazie. E comunque quel pezzo lì è stato di grande aiuto. Sì, ma l'ho detto, l'ho iniziato a criticare. Il pezzo degli Avio 2. Non esce più dalle orecchie. Gianni, tu hai ricevuto la telefonata di Mina, perché accade questo, che a un certo punto loro mandano una audiocassetta, vi ricordate quelle col nastro, era così, era? Si chiamava Stereo 7 per la precisione. Cioè non erano quelle domestiche, no? Quelle domestiche, ma il nome tecnico, insomma, se così posso dire, commerciale, Stereo 7. Quelle della generazione mia... della generazione anche la vostra, e poi ci mettere dentro la micro, che quando si avvolgeva il nastro era finita, perché c'erano i momenti di panico, perché se il nastro si scompaginava non lo ascoltavi più, quindi dovevi andare. E quindi a un certo punto decidete di mandarla a Mina. Sì, Neve, era Neve, giusto? Neve insieme ad altre quattro canzoni contenute nella stessa cassettina. Mm-hmm. Che succede? Che io e il mio storico amico, ormai dal 75, che l'abbiamo detto prima, stanchi di questo eterno ed inutile girovagare per tutte le case discografiche italiane, prima quelle di Roma e poi quelle di Milano, che dopo un po' quelle più importanti si spostarono a Milano, certo, già dagli anni 80, nonostante noi si abbia avuto veramente un'infinità di gratificazioni e complimenti da parte dei vari direttori artistici, dei vari scrivani, c'è tutto bello, però, ma alla fine la risposta era quasi quella più costante e frequente, era canzoni bellissime, brani inediti, nuovi, ma Battisti già c'è. E dico, che c'entra che Battisti già c'è? C'è questa somiglianza vocale che ricorda lui, ma c'è un'originalità nei brani e in tutto.
Insomma, a un certo punto, per stringere, stanchi di questi 10-12 anni di viaggi avanti e indietro, Napoli, Roma, Roma, Milano, Milano, Napoli, Tessin, Cirino, a un certo punto mi viene l'idea, cioè io vidi un'immagine, vidi un film, forse questa cosa Massimiliano non la conosce, non mi ricordo se gliel'abbiamo raccontata. Mentre scendevamo dopo l'ennesima delusione da Milano nell'Intercity, non c'era ancora le Freccia Rossa, insomma, parliamo di fine 91, verso Napoli, verso casa nostra, io vidi questa immagine di mamma Massimiliano, immagine di Mina, primi anni 70, capelli molto permanentati, mascara aiosa, sti vestitini corti neri, vidi questa immagine davanti a me nell'angolo del treno mentre stavamo in Umbria, ricordo benissimo. Ma la spesa come una Madonna. Sembrava Međugorje, Mina Međugorje. Da questo momento, ma dove l'hai vista questa immagine? L'ho immaginata, l'ho vista come se stesse in una TV e stava già cantando Neve, con tutte le sue classiche movenze, quelle storiche, queste mani, no? Io ho visto queste immagini. Mi rivolgo a lui dicendo, Enzo, basta così. Queste case discografiche, qui non ci pensa nessuno, perché non ci rivolgiamo ad un artista? Avete scelto una qualunque, no? Perché, no? Probabilmente se mi viene in mente Califano, non so, l'avremmo mandato a Califano, io vidi Mina. Al che lui giustamente disse, Gianni, effettivamente è così, noi abbiamo scritto questa canzone Neve, ma io l'ho proprio vista, mi sembra proprio adatta per Mina. Al che decidiamo, ci mettiamo insieme, facciamo i provini e mandiamo il 2 gennaio del 92... questa cassettina, tre copie per non sbagliare, da Buoni Napoletani ne mandammo una alla GSU, edizioni musicali di Mina, di Massimiliano, un'altra alla PDU, che era una dislocazione, diciamo, sotto la galleria del Corso lì a Milano, un ufficio. Vabbè, insomma, e beccammo Massimiliano. Vabbè, comunque. E a un certo punto squilla il telefono. 17 febbraio 92, io con i numeri vado abbastanza d'accordo, perciò mi permetto di nominare, di dirli, insomma. Arriva questa telefonata, io ero in ufficio, come lui, facevamo gli impiegati, io ero un impiegato nell'azienda Alfa Romeo Avio di Pomigliano d'Arco, vicino a Napoli. A un certo punto mi ero sposato da un anno e mezzo, mio figlio aveva 31 anni, aveva 3 mesi. Torno a casa la sera, a un certo punto la mia moglie da allora dice, ha chiamato tua sorella, poi ha chiamato la moglie di Alfredo, gelosissima lei, e poi ha chiamato una tua amica. Ma sapessi che bella voce che aveva, un accento settentrionale, ma come parlava, sembrava una mitragliatrice, ma chi è questa tua amica? Dico, Maria, ma accento settentrionale sarà almeno come minimo di Milano o di Bologna, insomma, io amiche non ne ho, non ne ho a Napoli, figuriamoci a Milano che è lontana da Milano, insomma, ci vuole tempo, non ne ho, dimmi come si chiama, io ti confermo questa cosa, non esiste proprio, tu fai il cretino, dico, ma no, dimmi come si chiama, non si ricordava il cognome, cominciò a dire Manzoni, ecco. Mazzella, appena usò le due Z vicine e tu dici oddio Mina Anna Maria Mazzini, dico Maria Tortellini, 17 febbraio, freddo, Tortellini in brodo, dico Maria, ma per caso si chiama Anna Maria Mazzini? Ah sì Mazzini, chi è sta Mazzini? Immagino la classica napoletana, e quindi lì comincia, diciamo così, una The Never Ending Story. Allora, no, mi è singolare, tu hai citato Battisti prima, sì, adesso raccontiamo il proseguo della storia, ma Battisti, perché tu hai una voce che somiglia a quella di Battisti. Mina ha fatto nel corso della sua carriera, poi Massimiliano ce lo racconta, tanti incontri con altri artisti, forse il più celebre, quello che è rimasto nell'immaginario, anche perché dal 78 in poi noi Mina non l'abbiamo più vista, è quella appunto proprio fra Mina e Battisti, storia delle Teche Rai, storia della cultura popolare di questo paese. La rivediamo. So che hai cancellato con un gesto i sogni miei. Sono nato ieri nei pensieri tuoi, eppure adesso siamo insieme. Non ti chiedo, sai, quanto resterai. Dura un giorno la mia vita. Io saprò che l'ho vissuta, anche solo un giorno, ma l'avrò fermata insieme a te. E ritorni in mente
Che meraviglia assoluta! Massimiliano, tu te la ricordi quella telefonata su neve? C'eri, ne avete parlato? No, io in quel momento lì non c'ero. No. Mina sceglie i pezzi, ascolta tutto il materiale che le arriva e poi mi dà le cose da arrangiare. Dandomi ne... C'è lo zainetto che non... Che poi adesso ci ricolleghiamo appena sì. Si sistema il segnale. E la telefonata di Anna Maria Mazzini arriva due giorni dopo, però, Sì, non avevi il numero, per cui eri, diciamo, angosciatissimo, posso immaginare. Ma il cuore mio mi arrivava qui, io sentivo le pulsioni qui, la frequenza cardiaca esagerata, perché poi pensai anche ad uno scherzo. Quando quindi due giorni di incubo, tant'è che la telefonata arriva alle 20. Del terzo giorno, perché il giorno dopo non chiamò nonostante avesse detto che avrebbe chiamato. E io dissi, se becco sta cretina, mi ha fatto sto scherzo, finisce male. Non si gioca con la sensibilità. Ma non sei più uscito di casa, cosa hai fatto? Sono stato una giornata di ferie in ufficio, mi feci l'altarino. Cosa cenere, sigarette, c'era un po' di liquore, mi ha regalato mio padre, una bottiglia mi ha aperto, ogni tanto Maria, fai un po' di caffè. Ogni tanto facevo, fa Maria. Ti ricordi il telefono della SIP, ogni tanto andava via la linea? Sì. La SIP, col disco. Cioè, ma la linea ci sta, come mai non chiama nessuno? Ma come è possibile? Alla fine, per circa le 20 del terzo giorno, quindi 19 febbraio, improvvisamente, pronto? Ecco. Alzi il telefono. Mi ha chiesto anche a me. Dici, mi hai fatto uno scherzo per caso? Cioè, dici, ma che sei matto? Non gioco su questa tant'è cosa. Ma lì anche a quell'età avevo una voce maschile. Tant'è che alle 20 si intitola proprio perché la telefonata arriva alle 20. Una mia amica. Ci stavi raccontando, Massimiliano, che lei ascolta le canzoni, poi il processo le dà a te, che tu, perché così tu le puoi riarrangiare. Come sì, funziona il processo creativo? A me o gli altri arrangiatori per arrangiarle. Però in quella cassetta lì mi segnalò, guarda che ci sono altre cose forti, anzi chiamali. E io così chiamai i ragazzi e loro mi mandarono altri pezzi e partì tutto, cioè si decise di fare un lavoro insieme che è stato un grande successo, poi due dischi di grande successo. Che belle cose, che poi, Max, che belle cose. Che poi Minas ha avuto grandi collaborazioni ed è anche molto encomiabile il fatto che appunto arriva la canzone e lei la sceglie semplicemente perché le piace, no? Cos'è che colpisce Mina, te, di un pezzo musicale? È andato, va spostato lo zainetto, ragazzi, ve lo dico perché non si può far così. Battisti, l'abbiamo nominato, gli Audio 2 che cantano e qui segnalerete la voce di, noterete la voce di Giovanni, di Gianni che... Diciamo forse così. Più una volta, e poi il tempo cambia le cose. Li vediamo la a morfologia. Li vediamo a confronto, vai. Andiamo. No, rivediamo la clip. Battisti e Gianni. Io e te, come siamo andati d'accordo, non so più. Noi due specchi incontro riflessi ma lontani, in un gioco di intermittenze, di vuoti strani, sospesi in aria allo stesso piano, come due palloni di gas con uno spillo in mezzo e tenuti in volo da un vento costante e lento che ad un primo cambio di verso li scoppia così. E la cantina buia dove noi respiravamo piano e le tue corse, l'eco dei tuoi no, mi stai facendo paura. Dove sei stata? Cosa hai fatto mai? Una donna, donna, dimmi. Eccoli qua, era la vita in diretta. 2002. Quando poi tu finalmente riesci a parlare con Mina, come va questa conversazione e poi come va l'incontro? La conversazione si svolge nell'arco di 10-12 minuti, in sostanza lei mi chiama, lei personalmente, senza passare per segreterie, appena c'è pronto c'è Gianni, naturalmente riconosco subito Mina,
Dico sì, sono io. Dico salve, salve signora, cominciai a dire salve signora. Le davo del lei. Salve Regina. Salve Regina, gli arcangeli e i serafini che scesero sulla terra per darmi assistenza emozionale. Io stavo quasi cominciando ad avere un po' delle vertigini, mina al telefono. Ma questo perché? Perché tu immagina due ragazze per 15 anni hanno girato l'Italia e improvvisamente ti chiama Mina a casa. E vabbè, ma lei è proprio tipo Deus ex machina delle tragedie greche, capito? Esatto, arrivata Serena, ma poi lei... Cioè io so chi è Mina, ma lei non sapeva chi fossi io, chiamano sconosciuto, una cosa bellissima, un'umiltà veramente. Allora insomma, Massimiliano, cosa... abbiamo ripristinato il collegamento, scusa, prima che ricada, poi dopo ritorniamo, insomma, tranquillo. Sì. E... è già ricaduto, io vi ho detto che dovete fare, dovete spostare lo... Ci sei, bisogna spostare lo zainetto, io adesso vado lì. Ma perché nessuno sposta lo zainetto? Dimmi Enzo. Mi è venuto in mente poi quando c'è stato proprio l'incontro con Mina, in effetti voi siete arrivati lì a Lugano, siamo andati studio. A Lugano dopo il grande successo di Neve che avevamo scritto appunto per Mina, decidemmo di andare su per promozionarci un attimino e la prima cosa però prendemmo appuntamento con Massimiliano cercando di capire se lui ci volesse produrre o meno. Certo, arrivammo lì nello studio e lui credevamo di parlare solo con lui, invece disse guarda che c'è anche mamma lì dentro lo studio, c'è anche mamma se volete, c'è Mina, la salutate. E lì l'abbiamo finalmente salutata. Non la saluti, finalmente siamo riusciti a conoscerla. Ma è di una semplicità incredibile, è una semplicità, è una veramente di grandissimo, una grandissima persona sia umanamente e sia ovviamente come artista, non si discuta, però discute assolutamente. Ma una donna che sceglie, un artista che sceglie di non comparire più e di lavorare soltanto sugli incontri, sulla musica, sull'arte, già di per questo vuol dire una persona super libera e quindi una persona con una marcia in più, al di là ovviamente del testa, esatto. Ci fate sentire qualcosa? Sì, dai, io voglio sentire, ci fate sentire a Quest'Sale e poi alle 20. E perfetto, so che c'è anche una coreografia che avete preparato? Assolutamente sì. Con una Romina Super 70? Super 70. Io e te siamo molto 70s oggi. Oggi molto 70s. Cioè, tu devi sapere che c'è Cannoletta. Che devono fare Cannoletta e... che ogni giorno quando ci vediamo mi fa oggi che facciamo di bello, oggi che balliamo di bello. Ma chi, Cannoletta? Sì, è diventato un ballerino proprio, provetto. Vedrai. Oggi facciamo schifo come sempre. Smettila! Dai, gli audio due! Ma non è vero. C'è un inizio in ogni cosa che si fa. C'è chi insegna quel che devi fare. Gli occhi sbarrati sul tempo futuro, poche le ombre riflesse sul muro. Tutto è già lì a portata di mano ed una musica vola come un giro di lancette che si sa sovrapposte insieme ad ogni ora. Ma libere, libere che sono le venti, sono le venti, sono le venti e dieci, sì. Noi siamo quelli che vedono ancora interterri di telegiornale. Siamo contenti di rivedere i vecchi films, bianchi e nero tu puoi immaginare. Ma a noi sembra normale che anche la nostra fermo lì. Io direi quasi prevedibile, sempre uguali. Sono fatti tutti così gli uomini degli amore. Come vedi tanti aggettivi che si incollano su noi, da che non siamo poi cattivi. Ma io sono con te ogni giorno, perché di te che ho bisogno, non voglio di più. A Quest'Sale mi fai bere, un colpo mi trattieni il bicchiere, mi fai male, puoi godere, se mi vedi in un angolo, ore ed ore, ore piene, come un lago
l'immene è uno stagno. Evviva, 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 gli avio due. Che coppietta, che coppietta voi due, bravi. Sì, ce la divertiamo con poco. Ma anche questa ragazza due, cresce, eh? Sì, pure che due ballavano, vabbè. Un'altra clip di grandi successi di Mina. Lo Zanetti a posto? No, vabbè. Che credevo morte ormai, e chi ho tanto amato dal mare del silenzio ritorna come un'onda nera qui, e quello che mi manca nel mare del silenzio mi manca assai. Molto di più insieme a te. Incredibile, una donna con questa bellezza, con questa capacità di fare spettacolo, che poi è riuscita a fare spettacolo anche nell'assenza, basti pensare alle copertine dei dischi che forse possiamo vedere. Come si veste? Ma di solito di si veste sostanzialmente. Si veste semplicissima. Comune, ecco, insomma, abiti comuni. Sì. C'era una slide di copertine che forse possiamo vedere, eccole qui, sì, Mina Barbuta, Mina cinematografo. Giocando proprio anche col suo corpo e con una rappresentazione di sé super immaginifica, no? E sì. Contaminata. Altro che Lady Gaga, guarda qui Maria Antonietta. Esatto. Il biscotto. Ma che meraviglia. Questa versione Metropolis forse, un po'. E qui è proprio super stilizzata, quasi anni, quasi déco. Corpo da uomo, ma sono una più bella dell'altra. Ma lei ha anticipato anche questa immagine con la donna con la barba, sì, che poi è andata di moda almeno 20 anni dopo, 15 anni dopo, grazie a un'altra cantante austriaca, se non vado Conchita Wurst, beh, quello è un uomo, però. Sì, lo so. Infatti, però lei ha giocato questa. Esatto, questa con l'ambiguità in un modo super con intelligente. Con l'ambiguità già in tempi non sospetti, ecco. Certo. Anticipa Lady Gaga, ha detto. Mi sembrava Lady Gaga su certe cose che hai fatto. Segnali, quindi dal genio più assoluto passiamo in cannoletta. Un precipizio proprio. Allora, miei cari Audio 2 e cari affetti stabili e carissima Serena. Non posso ridere. I nostri Audio 2 ci hanno fatto scoprire che gli ingredienti per il successo delle volte sono semplicissimi, come ad esempio acqua e sale, giusto? Prima diceva giustamente Pani, un album vendutissimo con questa canzone, e allora acqua e sale è il tema della domanda che vorrei porre oggi a tutti, anche perché Serena, sempre sulla linea del nostro spirito di servizio pubblico, vogliamo anche informare il pubblico su un qualcosa di molto pratico. Ma cioè tu ritieni che questo sia servizio pubblico e formazione? Guarda cosa sto per chiedere, guarda cosa sto per chiedere, ecco la domanda, eccola qui. Il miscuglio di acqua e sale è un rimedio casalingo per tutte queste necessità, tranne una. Quale? La domanda è questa, le opzioni sono rinfrescare rapidamente il vino. Acqua e sale. Sì, sgrassare le teglie,
rinnovare le spugne o pulire il ferro da stiro. Sono tutti problemi che si possono risolvere con l'acqua e sale, tranne uno. Quale? Io aspetterò la risposta dagli audio 2, ma sentiamo prima cosa dicono gli affetti stabili. Io lo so perché l'ho fatto. Quindi posso dire che sgrassare le teglie, perché io cucino a casa, lo sa anche Jessica. Quindi, che viene. No, acqua e sale non. No. A me mi sembra di rinfrescare il vino? Di rinfrescare il vino in modo rapido. No, ma sono mai... tutte valide tranne uno. Ma diventando salato chi l'ha mai assaggiato per capire se funziona? Ho provato, io, come si fa? Io sono per rinfrescare. Io sono per rinnovare. Io sapendo, cioè, conoscendo quanto sia cattivo il sale per il ferro da stiro, io dico pulire il ferro da stiro. E invece i pianisti di dietro cosa dicono? Noi abbiamo pianificato una risposta, credo che sia giusta, perché io e Antonio sgrassiamo le pentole. Sì. Voi sgrassate le pentole spesso, senza acqua e sale. Tutti i giorni. Quando siamo soli. Mai acqua e sale. Enzo, Gianni, miei cari, adesso avete sentito i nostri esperti. Allora, una sola. Rinnovare le spugne, forse. A me non si rinnova le spugne. Rinfrescare rapidamente il vino. Vedi, allora, dovete sceglierne una. Bravo, come me. Una. Io quella. Affidati. Allora, rinfrescare rapidamente il vino, prendiamo questa, e purtroppo non è così. È sbagliato. Non è questo, perché anzi, se voi aveste un giorno una bottiglia di vino caldo e vi serve fresco in pochi minuti, dovete semplicemente metterlo in una ciotola con acqua, sale e ghiaccio. Nel giro di pochi minuti si innesca un meccanismo chimico per cui il vino diventa freddo. Esterno. Ma quello alla perché bottiglia. C'è il ghiaccio, però, scusa. No, che però c'è il sale che fa esplodere tutto. Servizio pubblico. Servizio pubblico, adesso lo sapete, hashtag servizio pubblico. La risposta esatta era pulire il ferro da stiro. Quindi ha beccato la Peronne. La Peronne, lo so, però è Peronne. Sì, ma lui è ma piace, più che altro, piace. Però non ha sbagliato perché? Perché tu dicevi che il sale fa male al ferro. E invece, Samuel, invece attento, Samuel. Il ferro da stiro si pulisce solo col sale, senza acqua. Quindi se ci sono delle macchie o dello sporco, si mette della carta cerata, del sale e col ferro caldo si passa sopra. Il sale tira via lo se sporco. Se poi non sapete come fare, chiamate Cannoletta che verrà proprio a casa. Ecco, per fai i lavori. Ci vediamo nelle prossime puntate e abbiamo fatto anche oggi servizio pubblico. Per la modesta cifra di... Grazie Cannoletta, numero uno assoluto! Senti, ma vogliamo andare a cantare tutti quanti insieme adesso? Ce la fate? Perché noi abbiamo sentito, sempre perché dobbiamo passare da una parte all'altra, noi abbiamo sentito prima cantare Mina e Battisti. E adesso rifacciamo lo stesso duetto, lo riconciliamo. Tentiamo, dai, andiamo, vieni. Ma canti anche tu, se no. No, io non canto meglio, sennò mi cacciano da tutte le televisioni del mondo. Cioè, proprio, se comincio a cantare io, è finita, la Rai chiude. Entra qualcuno, non so, mi porta via a forza. Sto qui, diciamo, per solidarietà. Cantiamo insieme? Vai. Cantiamo insieme. Non so, l'avete provata? Insieme. Cantiamo insieme. Oddio, non ce la posso fare. Io non ti conosco, io non so chi sei, so che hai cancellato con un gesto i sogni miei. Sono nato ieri nei pensieri tuoi, eppure adesso andiamo insieme. Non ti chiedo, sai quanto resterai, dura un giorno la mia vita, io saprò che l'ho vissuta, anche solo un giorno, ma l'avrò fermata insieme a te. Insieme.
se tu lo vorrai. Insieme, insieme. Salutarvi, ci sono, c'è un'ultima cosa che vi voglio chiedere. Mettiamoci di qua che non si sta davanti alle telecamere. Facciamo perché... gli audio 3. No. È tornato Massimiliano? Dove gli hanno messo Massimiliano? Ecco. Massimiliano? Fuori la porta. Non siamo all'addiaccio. Fuori la porta. Siamo fuori, sì sì, all'addiaccio. Ah, fa freddo a Lugano? Però ti vedo bello, bello pronto. No, oggi si sta bene. Senti, abbiamo visto, abbiamo visto insieme le copertine di Mina. E abbiamo detto quanto è innovativa tua madre. Poi tu la chiami Mina perché, diciamo, c'ha un rapporto professionale, no? Però è tua madre. Sì, se vogliamo fare un po' di servizio pubblico, devi sapere che si chiama Mina Anna Mazzini all'anagrafe. Anna Maria non è lei, lei si chiama Mina Anna sul passaporto. Purtroppo Bravo. Questo è un refuso che va avanti nei secoli. E poi... quelle immagini lì sono strepitose, fantastiche, però pensa che lei, non facendo televisione né spettacolo, è andata sempre con un disco in classifica ogni volta che è uscita. Fino al 2019, che è l'ultimo Mina Fossati, è sempre andata al primo posto in classifica quando è uscita, senza far promozione, senza far concerti, senza far televisione. Questo è in questo è unica. Ma secondo te, ovviamente c'è la magia della musica, c'è la bravura di una voce unica, quindi lì anche, diciamo, il miracolo umano di avere questa voce così importante, ma c'è anche l'elemento della sparizione, cioè proprio perché lei è stata così capace di tirarsi indietro diventa più desiderabile? Ma guarda, questo non è un calcolo che puoi fare se non dopo. Lei l'ha fatto per esigenza, ha capito... tante cose, forse prima degli altri, la televisione stava cambiando, ha deciso va bene, allora faccio altro, e ha fatto proprio i suoi dischi. E il fatto di riuscire a incontrare sempre il gusto del pubblico è stata quella la chiave fenomenale sua, cioè di essere sempre in cambiamento, sempre in movimento. E come si fa, Massimiliano, come si fa a capire e a percepire il cambiamento, ad incarnarlo, anzi ad anticiparlo anche, appunto, la donna barbuta, la contaminazione? Ma sai, qual è il segreto? È solo intuito? Quella lì è la dote dei fuoriclasse, sono quelli che hanno sempre uno sguardo sulle cose diverso, e lei è sicuramente una fuoriclasse, non c'è dubbio. Ma quindi è puro intuito, secondo te, o c'è uno studio, una ricerca, un'attenzione? C'è il genio e poi c'è il lavoro applicato nel chiamare due ragazzi di Napoli che hanno scritto un pezzo eccoli, bello e andare avanti qua. Così a cercare qua. Qualcosa di forte da cantare e rimanere sempre vicini a un'idea di musica che sia alta, ma continuare a evolvere. E come sceglie le sue collaborazioni? Abbiamo visto Fossati, Giorgia, perché questa è anche una cosa molto bella e molto generosa, perché un artista che duetta è un po' come l'Argerich, c'è il pianoforte che dice che lei va a fare musica e condivisione, no? E poi in questo momento anche di grandi odi, pensare che la musica possa essere un elemento di condivisione ci fa anche bene. Lei come sceglie le persone con le quali duettare, gli artisti con i quali duettare? Sicuramente per stima e poi perché c'è un'affinità. Per esempio, Ivano Fossati è oggi il più grande autore di canzoni che ci sia, è un altro gigante, e quindi fare una cosa insieme è piaciuto a tutti e due. E poi ha fatto cose che le sembravano giuste con quell'artista lì in quel momento lì. Ha fatto pezzi con gli After Hour quando non li conosceva nessuno. E poi ha fatto cose con lo stesso autore di un pezzo che non lo conosceva nessuno, ma a lei piaceva farlo. Ha scelto, è andata nella direzione che voleva. Massimiliano, poi ti lascio andare che hai freddo. Secondo te, dalla tua esperienza, che cosa possiamo imparare da Mina, tutti noi che non siamo geni, però possiamo magari imparare dai grandi, perché è sempre bello potersi confrontare. Guarda, sicuramente il rispetto per un'idea di professionalità, di serietà, e poi anche la coerenza. Lei ha detto e fatto quello che ha detto che voleva fare. Ha deciso, mi concentro sui dischi, non faccio più televisione, l'ha fatto.
ha deciso di fare delle scelte e è rimasta coerente. Massimiliano, grazie infinite. A te che effetto fa rivederla nei filmati d'epoca? Ma io lì ero talmente piccolo che mi fa piacere vederle perché non le ho viste all'epoca. Certo. Va bene, dai, la scopri. Ti piace rivederla oppure l'hai già rivista abbastanza? No, beh, figurati, ma ci sono tantissime cose in Rai meravigliose. Però, tra l'altro, una cosa sempre per il servizio pubblico: il primo disco degli Audio 2 è stato arrangiato da Massimo Bozzi, che è un amico di noi tre e che salutiamo. Ciao Massimo, grazie Massimiliano, la prossima volta in studio, grazie di averci aperto le porte degli studi di Lugano. Ciao. Allora, ciao, io ti saluto, Audio 2, però prima volevo dire una cosa, che la vostra storia che si basa sull'amicizia, anche questa è una cosa importante che ci faceva piacere raccontare. Tu hai avuto Enzo, non ne abbiamo parlato all'inizio, ma voglio ricordarlo, hai perso papà e mamma quando eri proprio bimbo. Sì, effettivamente ho iniziato un po', diciamo, questa mia vita con delle perdite che poi si sono susseguite anche durante il resto della mia vita, con mio nonno che poi ci ha preso, a me e mio fratello Pasquale, e poi con mia figlia che è morta a 21 anni. Ecco. Tutto questo, in tutto questo, per superare questi lutti, questi dolori, la musica, l'arte e l'amicizia, quanto ti ha aiutato? È stato importantissimo. Se non ci fosse stata la musica, con cui veramente sfogare questi momenti brutti, sicuramente sarei diventato un folle o un ubriacone, che ne so io. Invece la musica mi ha ubriacato di cose belle e di parole, di musica, perché poi la prima cosa che ho voluto fare quando ho iniziato a suonare è proprio quello di scrivere le canzoni, più che fare il chitarrista tipo Jimi Hendrix, che non mi sono mai applicato molto sullo strumento, ecco. Quindi per me la musica è quella di scrivere le emozioni, ecco. Forse questo fatto è stato terapeutico, certo, per non sfociare, certo, in altre situazioni. E così è. Grazie davvero, Audio 2, Gianni, Enzo, e complimenti davvero, grazie per averci regalato tanta gioia e tante.